2 novembre 1917, dichiarazione Balfour, con cui il governo britannico, in modo esplicito, esprimeva consenso alle aspirazioni del movimento sionista, dichiarando che avrebbe fatto il possibile per facilitare l'insediamento in Palestina d'un focolare nazionale per il popolo ebraico. L'annuncio fu dato in una lettera inviata dal segretario agli esteri Arthur James Balfour a Lord Walter Rothschild, una delle figure più influenti della comunità ebraica inglese. Questa dichiarazione, di cui i britannici sottovalutarono gli effetti, sarà uno dei documenti chiave del XX secolo. Le sue conseguenze resteranno irreversibili. Non tutte le comunità ebraiche del mondo avevano posizioni sioniste, ma di fatto la dichiarazione Balfour diventerà la pietra miliare diplomatica del futuro Stato di Israele. La sua natura di presa di posizione ufficiale, fatta con l'approvazione della Francia e degli Stati Uniti, dopo aver consultato Italia e Vaticano, e accolta favorevolmente dalla stampa e dall'opinione pubblica dell'Occidente, rendeva difficile non tenerne conto quando sarebbe venuto il momento di discutere degli assetti post-bellici del Medio Oriente.